Allora, buongiorno a tutti, siamo a Castelnuovo del Garda, siamo da Brent Tegani Maurizio. Da lui abbiamo installato un impianto con Superbonus 110, dove abbiamo realizzato un fotovoltaico da 8 kW con pannelli Hyundai da 400 W, con inverter ed ottimizzatore di potenza SolarEdge, doppia batteria d'accumulo Tesla Powerwall per una capacità totale di 27 kWh ed una wallbox Prism per la ricarica di auto elettriche. Per quanto concerne la parte termica, che è anche il trainante dell'iniziativa del Bonus 110, abbiamo installato pompa di calore ibrida della Immergas, una Magis Combo da 9 kW. Bene, dopo questa prima parte strettamente tecnica che ci serve semplicemente per capire cosa abbiamo fatto a casa tua, ti chiedo di raccontarci brevemente come è andata l'esperienza con Bioenergia. Ok, allora, come detto anche poc'anzi, parlando in libertà, posso confermare il mio scetticismo iniziale, no? Perché quando ovviamente qualcuno regala qualcosa, tendenzialmente procura all'acquirente, non dico un certo fastidio, ma un allarme, esatto. Un allarme che deve essere poi valutato. Sì. C'erano dei brividi che scorrevano lungo la schiena. Scorrevano, sì, però ok, alla fine anche la parte documentale era esaustiva, per cui è stato anche semplice perimetrare, diciamo, l'intervento che poi è stato eseguito e superato, diciamo, questa prima fase di incertezza, poi tutto è filato via liscio. Al di là del problema della tempistica, che poi insomma tutto si è risolto in 6 mesi, visto, sì. Perché parliamo da fine settembre a marzo più o meno, come periodo di poi realizzazione, diciamo, dell'attività, tutto è filato via liscio. Diciamo, quello che mi ha fatto molto piacere è stato il supporto del vostro ufficio, dove ho trovato persone competenti, gentili, fin troppo, no? Qui tutte, diciamo, le attività che abbiamo prodotto via preliminare rispetto all'intervento fisico sono state gestite in maniera proattiva, bene dal vostro ufficio, tant'è che io non ho trovato nessuna difficoltà nel produrre documenti, nel fare versamenti, eccetera. Versamenti pochi, perché poi i soldi effettivamente ne abbiamo sborsati. Diciamo, quanto ti è costato questo popò di impianto? Cosa mi è costato? Non mi è costato alla fine forse 200-300 euro, 500 euro, adesso okay. No. Quindi costi di allaccio, quindi 36,60 euro. Sì, che abbiamo versato poi a Enel Energia, penso. Al distributore, sì, per l'allaccio del fotovoltaico. Per cui insomma hanno costato sostanzialmente poco nulla, no? Ho trovato giusto la vostra richiesta della quota a cauzione. Cauzione, sì. Che poi è stata regolarmente restituita pochi giorni dopo. Soldi veri o falsi? I soldi falsi. Un bonifico con soldi bonifico, falsi? Un bonifico. Okay. Basta, per cui insomma, esperienza positiva. Ancora più piacevole se l'esperienza concreta che si è verificata al momento dell'installazione, dove abbiamo trovato una squadra spettacolare che ha fatto un'attività eseguita a regola d'arte, persone gentili, squisite, insomma, abbiamo offerto qualche caffè, qualche birra, si sono comportate birra benissimo. Fine lavoro ovviamente. Fine lavoro. persone professionali, gentili, ma questo detta anche dei nostri vicini, non solo per quello che mi riguarda. Per cui il lavoro è fatto bene, ci sono stati piccoli accorgimenti che sono intervenuti successivamente per migliorare le situazioni. L'impianto funziona bene. Io non sono un esperto del settore, faccio fatica a comprendere che sia quasi un kilowattore, okay, però diciamo la sintesi finale è di una soddisfazione, una buona soddisfazione. Allora, quindi, installatori bravi, ufficio bravi, spettacolare, ragazzi gentili. L'impianto funziona. Referente commerciale presente per tutte le volte che abbiamo cercato. Grazie, bene. Cosa possiamo migliorare? Sinceramente non saprei, cioè proponeteci qualcos'altro. A costo zero sempre, giustamente. No, a costo zero. Stop. Però insomma non saprei. Ok, diciamo, la nostra aspettativa è stata
raccolta in piedi. Allora, poi col funzionamento della caldaia, magari durante, non so, la fine del primo inverno, se avrai piacere, ci potrai inviare le bollette del gas, le bollette del gas e della luce, che potremo integrare appunto nei commenti anche del video, per vedere esattamente da un anno all'altro. Cosa è l'effetto pratico, diciamo, sui nostri conti correnti? Bene. Aspettative rispettate, quindi noi siamo soddisfatti. Ogni volta che vediamo un cliente contento, che ci fa un bel sorriso, per noi è linfa vitale, sia per l'installatore, che con questo caldo puoi immaginare fanno una fatica del diavolo per installare, che per l'ufficio, che è sommerso di documentazione, perché a livello burocratico è veramente una cosa fastidiosa, sia per noi che giriamo e che appunto andiamo a cercare di interpretare i desideri dei nostri clienti e poi cercare di tramutarli e veicolarli verso il raggiungimento di un obiettivo. E quindi ti ringraziamo per questa testimonianza. Qualsiasi cosa tu hai bisogno, sai che i nostri numeri sono a disposizione. E Lorenzo sempre presente. Ecco, esatto. Bene, grazie. E adesso ci beviamo una birretta. Bene. Grazie. Every day I'm sunshine.